Buongiorno ragazzi, sono arrivata a casa adesso. Vi posiziono un attimo qui perché ho ancora il pellicciotto. Sono appena arrivata a casa. Sono stata imposta un'ora di coda. Mamma mia, quanta gente che c'era! Odio, ma proprio odio quando devo andare a fare delle commissioni e c'è un sacco di gente, bisogna aspettare parecchio, però alla fine sono riuscita a farlo, dovevo spedire un pacco e sono andata questa mattina. Ho già fatto colazione ovviamente stamattina perché mi sono svegliata, mi sono preparata e sono appunto andata in posta, però adesso ho voglia di bere qualcosina, quindi probabilmente mi faccio un tè caldo oppure un nocciolino. Tra l'altro non so se si vede, ma qui mi sono uscito un piccolo sfogo dei brufoletti, probabilmente colpa della mascherina. Pazienza, da una parte meno male che c'è la mascherina, così almeno li posso coprire. Comunque, a parte questo rullo di tamburi, domani iniziamo i lavori. Domani vengono i piastrellisti e inizieranno a togliere il rivestimento che c'è adesso, a dare la forma nuova ai gradini, e io non vedo letteralmente l'ora. Infatti probabilmente all'interno di questo video ci sarà anche la giornata di domani, magari se riesco anche la giornata successiva, così vi faccio vedere tutta l'evoluzione insomma dei lavori, dal prima, durante e dopo, anche perché fra qualche ora devo andare via perché vado a lavoro, quindi passo dai miei che mangio con loro, porto le cagnoline e poi appunto vado a lavoro e non potrò registrare granché, quindi pensavo di fare questo vlog un po' più lungo, quindi con all'interno più giorni, per mostrarvi qualcosina in più e farvi vedere appunto come andranno avanti piano piano i lavori. Io sono super super carica, domani magari inizio o potrei farlo anche questa sera quando arrivo a casa, spostare un po' il tavolo, così se si fa un po' di polvere almeno questo rischia di non sporcarsi troppo, però vabbè, adesso vedo, magari invece lo lascio così, andrò semplicemente a coprirlo con un telo. Più che altro la mia paura è la polvere che si andrà a fare nel smantellare, quindi nel togliere il marmo che c'è adesso, perché sicuramente si farà un po' di polvere. Comunque, cosa preparo? Cosa mi faccio? Cappuccino? No, direi, perché l'ho già bevuto, quindi o tè caldo oppure un nocciolino, ma mi sa che vado di nocciolino. Mi mangio anche qualche biscotto, visto che stamattina non ho mangiato niente, ma ho bevuto soltanto il cappuccino e ho fame. Quindi direi di mangiare anche qualcosina. Devo recuperare i nocciolini all'interno di questo contenitore, anche perché mi sa che li ho quasi finiti, anche perché è da tanto che non li prendiamo. Forse questo è l'ultimo, o comunque uno degli ultimi. Preparo subito il nocciolino perché ho proprio voglia di qualcosa di caldo. Anche perché dovete sapere che ho fatto la coda fuori, oggi fa anche particolarmente freddo, una giornata abbastanza uggiosa. Fortunatamente mentre ero in coda non ha piovuto, però adesso a causa della pandemia ti fanno aspettare fuori, quindi bisogna fare la coda fuori, poi si può entrare solo due o tre persone per volta, quindi ho praticamente passato un'ora fuori al freddo e qualcosina di caldo ci vuole. Alla fine, visto che stamattina per colazione ha mangiato queste gallettine di riso, visto che sono aperte, ne mangio una anch'io. E qua c'è il mio nocciolino pronto. Comunque, faccio vedere la giornata terribile, terribile di oggi. In tutto ciò, io non ho ancora tolto i fiocchi di neve perché mi piacciono talmente tanto. Finché non arriva la primavera, ho deciso che li lascio. In realtà, dalla telecamera non si vede, ma è una giornata proprio brutta, brutta, brutta. Cioè, non rende molto, in realtà è più brutta di quello che si vede in videocamera. Ci voleva proprio, è bello caldo. Poi io amo il nocciolino, mi piace
proprio tanto. È proprio quel dolcetto che secondo me ci sta per chiudere magari il pranzo oppure la cena, se non volete mangiare un vero e proprio dolce. Questo secondo me dà proprio l'impressione di chiudere il pasto con un dolcetto, anche se in realtà non è un vero e proprio dolce e io lo bevo proprio volentieri. Comunque, settimana scorsa siamo andati al Lidl e abbiamo ripreso, dopo tanto tempo che non le acquistavamo più, queste gallette di riso con sopra il cioccolato al latte e le scaglie di cocco, e devo dire che sono molto molto buone. Vorrei provare anche andare all'MD, cosa che io non faccio mai, non vado praticamente mai in questo supermercato, non ci sono mai stata, però la mia collega mi ha fatto assaggiare delle gallette tipo queste, un pochettino più piccole, senza glutine tra l'altro, con il cioccolato bianco sopra, ed erano buonissime, quindi vorrei andare per fare un po' di scorta di quelle gallette, perché al Lidl ad esempio le trovo soltanto con il cioccolato latte, comunque il cioccolato fondente, mentre bianco non l'ho mai trovato, e anche queste sono buone, le mangio volentieri. Finisco questo spuntino veloce di metà mattinata, anche perché in realtà tra una cosa e l'altra alla fine, oh mio Dio, sono le 11:47, è già mezzogiorno, questa mattina mi è volata, proprio volata letteralmente, ho perso un sacco di tempo alle poste, questo mi fa innervosire perché ho sprecato, ci ho perso davvero tanto tempo, avrei potuto fare molto molto di più, ma è sempre così, cioè ditemi che non sono l'unica, io ogni volta, ma proprio ogni volta che vado in posta faccio almeno mezz'ora di coda tutte le sante volte. Questa volta c'era ancora più gente, quindi ho fatto più di un'ora di coda, ma vabbè. Vi mostro per l'ultimissima volta i gradini, perché poi domani appena arrivano partono subito ovviamente con i lavori, e cercherò di registrare qualcosina. Comunque questo è il prima e io non vedo l'ora di vedere il dopo, perché me lo immagino, però finché non li vedo completamente non mi rendo conto di come poi verranno, cioè me li immagino, però vederli è sicuramente un'altra cosa. Tra l'altro devono anche venire il falegname, deve venire a togliermi la porta. Ultimo salutino ai gradini, tra l'altro vi faccio anche notare che qua ad esempio, vedete, qua è addirittura sbeccato, perché quando abbiamo iniziato ad arredare casa qui c'erano i battiscopa come lì, che sono, avendo il taglio così, faccio vedere, avendo il taglio così perfettamente tondo e molto classico, li avevo fatti togliere perché con la cucina proprio mi era stato detto che non c'entravano niente, e qui, e poi anche perché finivano oltre questo muretto che in principio non c'era, e quindi li abbiamo fatti togliere perché altrimenti non arrivava poi non riuscivamo a finire con la cucina qui. C'erano sia qua sia qui, qui, qui e anche il pezzo qui. Io li ho fatti togliere, li ha tolti mio papà, però nel toglierli si era sbeccato questo angolino, che non mi ha dato un po' più di tanto fastidio in questi 2 anni, però comunque era rotto. Noi ci vediamo domani mattina con l'inizio dei lavori, adesso scappo da mia mamma, così andiamo, o meglio, mia sorella mi sta aspettando per pranzo, perché nel frattempo si è fatta l'una, mia mamma ha già mangiato, quindi mangerò con mia sorella, recupero le cagnoline e poi vado a lavoro, quindi noi ci vediamo domani mattina e non vedo letteralmente l'ora di vedere il risultato. Me lo immagino, ma finché non lo vedo, non credo. A domani!
Non fate caso alla mia faccia e ai miei capelli perché sono decisamente, decisamente da lavare. Comunque hanno iniziato, il falegname è venuto poco prima di loro, così ha tolto la cornice della porta e hanno già tolto il rivestimento del primo gradino e del secondo. Adesso manca il terzo gradino, che è quello più largo, perché è stato fatto, c'è stato messo sotto al primo gradino il rivestimento in marmo, quindi è una bella lastra da andare a togliere, però sono stati velocissimi perché in una mezz'oretta hanno già fatto tutto questo. C'è un macello in casa, ma me l'aspettavo. Le cagnoline sono qui vicino a me e hanno controllato i lavori, sono state tutto il tempo qui a guardare quello che facevano. Ed eccole qui le pupe, gioia! Cosa sta succedendo qua? Infatti Mocha ha già preso pezzi di insomma, pezzi rotti, li ha un po' portati per casa. Lei è una furbetta, questi non li puoi prendere, Mocha! No! E poi li porta nella cuccetta. No! Comunque la situazione è questa. Già due secchi pieni, hanno portato anche il tubo per aspirare la polvere, così il 90% viene aspirato direttamente da loro. E questa è la situazione del momento. Vedete quanto largo, praticamente da muro a qui, era un bel pezzo di marmo. Tra l'altro nel toglierlo sono riusciti anche a togliere delle lastre intere, quindi volendo si può in qualche modo riutilizzare. Ora di pranzo, pausa, infatti adesso devo anche prepararmi qualcosa da mangiare. Vi faccio vedere la situazione attuale. Tra l'altro c'è un sacco di polvere. Sul pavimento non si vede, ma se con la mano ci passo mi restano tutte le dita, ovviamente. Ma lo immaginavo sporche di polvere. Adesso do una passata veloce alla cucina, così mi posso preparare il pranzo e poi per le due tornano, così continuiamo, continuano insomma con il lavoro. Devono realizzare adesso il gradino, quindi andare di nuovo a cementare e dare la forma ai gradini, perché adesso è un po' tutto incasinato. Questa è la situazione attuale. Qui hanno dovuto togliere la piastrella perché era stata tagliata tonda, visto che il gradino, essendo più largo rispetto a quello che faremo adesso, andava sulla piastrella e quindi era stata tagliata lateralmente qui, quindi per forza di cose è stata tolta. Bisognerà togliere anche questa, ma non si può togliere tutta fino a là dove vedete la fuga, perché in un secondo momento è stato fatto il cartongesso che appoggia proprio sul pavimento, quindi non si può togliere completamente, verrà tagliata circa qui, ci sarà una fuga qui e dopo si andrà a mettere una piastrella nuova. E questo è quanto, hanno tolto anche il battiscopa che era qui. Dai, piano piano si inizia a vedere qualcosina. Per oggi hanno finito,
hanno dato la forma ai gradini, come vedete. Domani, oggi e domani si deve asciugare completamente e venerdì iniziano a rivestire con le piastrelle i gradini. Entro venerdì sera, al massimo sabato mattina, sarà completato. Domani preferisco, insomma, anche saltare questa giornata perché io lavoro e quindi non sarò a casa, anche se in realtà lavorerò anche venerdì, però venerdì mattina e poi subito dopo pranzo sono a casa, anche perché sono proprio curiosa di vedere il rivestimento come ci sta, anche se, avendo dato la forma, è cambiato completamente, è tutta un'altra cosa rispetto a prima, ha già cambiato faccia praticamente. Vi faccio vedere per quello che riesco, considerando che questi non li posso togliere perché servono per tenere il tutto, danno un po' di peso. Comunque, qui verrà messo il pavimento, questo è il primo gradino, che è profondo 30, quindi rispetto a prima è un pochettino meno profondo. In questo modo c'è stato perfettamente all'interno della parete in cartongesso. Se vi ricordate, io volevo uno spazio più ampio qui per mettere qualcosa, tipo un bel vaso grosso, però giustamente, ascoltando loro, mi hanno detto è meglio fare una cosa simmetrica, quindi la distanza che c'è dalla fine, diciamo, di questo gradino alla fine di questo è giusto che sia la stessa anche dalla fine di questo secondo gradino al terzo, praticamente dalla fine del primo rivestimento, perché partirà dalla parete, dall'angolo, e andrà fino a qua. La stessa uscita che c'è, cioè gli stessi centimetri che ci sono di qua, sono stati fatti anche di qua, così la porta sarà perfettamente al centro del primo gradino, cosa che invece prima non era. Poi dalla fine del primo gradino al secondo ci sono 36 centimetri e la stessa distanza l'abbiamo tenuta anche dalla fine del secondo gradino all'inizio del cartongesso. Siamo al secondo giorno. Oggi, come vi avevo accennato, non sono venuti perché i gradini si devono completamente asciugare e visto che ho già iniziato ad editare questo video e dura già un pochettino, e visto le numerose richieste che ho ricevuto su Instagram, perché vi ho pubblicato qualche piccolo spoiler ieri e mi avete chiesto di mostrarvi i lavori, come stanno procedendo e tutto quanto, e quindi ho pensato di caricare questa prima parte di lavori direttamente, se riesco, già oggi o domani, e poi la seconda parte, quindi la posa delle piastrelle e il risultato finale, lo vedrete nel video successivo a questo. Comunque i gradini si sono praticamente asciugati ieri sera, e anche questa mattina ci lanciavamo letteralmente, sia io che Ste, dalla cucina al corridoio e viceversa, proprio per non appoggiarci sui gradini, e le cagnoline ce le passevamo. Oggi invece, secondo me, è proprio completamente asciutto, anche perché loro mi hanno detto che poi da oggi potevamo tranquillamente passarci sopra. Infatti si vede anche perché è cambiato il colore. Vi faccio vedere velocemente, anche se sicuramente qualcosa già si intravede. Direi che si è praticamente asciugato. Guardate, ormai praticamente è completamente asciutto. Domani mattina vengono e andranno a togliere il legno che, insomma, ha sorretto il tutto, e poi inizieranno a posare le piastrelle. Io domani mattina non ci sarò, ma recupero sicuramente domani pomeriggio. Vi lascio quindi un pochettino sulle spine, anche se in realtà anche io sono ancora sulle spine, perché il risultato di come possono essere adesso ce l'ho più chiaro rispetto a ieri, perché la forma dei gradini è stata data ed ha cambiato completamente l'aspetto proprio di questi tre gradini che portano alla zona notte. Però finché non è rivestito, quindi finché non è finito, ovviamente non è la stessa cosa, quindi non vedo l'ora di vedere domani come procederanno i lavori. Io spero di avervi tenuto compagnia con questo video, di avervi fatto passare 15 minuti tranquilli. A me piace tanto guardare questo genere di video quando ci sono delle piccole trasformazioni in casa, sia perché
mi danno ispirazione, ma anche perché mi piace proprio vedere le trasformazioni, il prima e il dopo e anche i lavori in corso. Quindi insomma spero che questo video possa piacere anche a voi. Se è stato così fatemelo sapere con un pollicino in su ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo con il video dei lavori finiti fra qualche giorno. Ciao!